Dopo le decisioni della Corte Costituzionale, a Pavia si torna a parlare del referendum sulla giustizia. Gli italiani saranno presto chiamati ad esprimersi sui 5 quesiti ammessi, a differenza di quelli su cannabis ed eutanasia, che sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte. Al Collegio Borromeo è stata organizzata una tavola rotonda per fare chiarezza sui contenuti del referendum. Il referendum è assolutamente un momento importante, che così consente al popolo di esprimersi, e sono molto contenta come Camera Civile di Pavia di essere riuscita a realizzare l'evento di oggi, perché senz'altro è un momento di confronto e di riflessione sui temi che poi verranno portati all'attenzione, sulla quale saremo poi chiamati ad esprimerci. È vero che abbiamo atteso in questi giorni con un po' di trepidazione i pronunciamenti della Corte Costituzionale. Sono rimasti in piedi dei quesiti molto tecnici, e questo a nostro avviso depotenzia un po' lo strumento referendario. Noi abbiamo pensato questo ciclo, che era immaginato su tutti i quesiti referendari. Non rinunceremo al secondo intervento sull'eutanasia, nonostante il quesito referendario sia stato espunto dalla Corte Costituzionale tra quelli che verranno sottoposti all'attenzione dei cittadini. Tra l'altro c'è anche il Parlamento che deve intervenire su alcuni temi, quindi bisognerà vedere se questi referendum poi saranno utili o meno. Comunque io ritengo che la partecipazione del cittadino alla cosa pubblica, soprattutto con uno strumento così importante, sia assolutamente fondamentale. Vediamo, io più che altro sono contento di poter fare questo convegno in presenza, che è un bel viatico per il nostro futuro, anche di tutto il nostro paese.